Ciao a tutti, eccomi qui con un nuovo video. Partiamo dal presupposto. Questo è un video di carnevale che ho realizzato aggiungendo anche un qualcosa che io sul mio canale non faccio. Ho voluto renderlo un po' più particolare per far sì che può essere un'idea utile e veloce per chi sta al momento che vuole creare qualcosa per qualche invitato. E ho preparato un dolce. Passiamo da una premessa. Io non sono molto brava a preparare dolci. Ho trovato questa ricetta su internet e ho sbagliato la cottura. Doveva essere fatto a 175 gradi. Io invece non mi sono accorta che il forno l'ho messo più alto e i biscotti mi sono usciti un po' più scuri. Quindi dovete usare comunque una cottura di 175. Se volete seguire questa ricetta, perché questa ricetta io l'ho presa su internet, l'ho trovata su internet perché volevo fare dei biscotti veloci in poco tempo per prepararli vicino al video, che può essere un'idea carina e completa per creare questa idea. E infatti nel tutorial precedente vi ho fatto vedere proprio come disegnare le mascherine, in questo vi faccio vedere l'idea definitiva proprio per creare degli eventi con queste mascherine che abbiamo fatto nel video precedente. Ora vi lascio al video, spero che questi biscotti vi piacciono, non fate caso che sono usciti un po' scuri, ma purtroppo, come vi ho spiegato, è dipeso dalla gradazione del forno. Però i biscotti sono venuti, sono buoni. L'unica cosa è che sono biscotti duri, quindi andrebbero messi nel latte e vanno consumati in pochi giorni. Quindi una volta che li fate, massimo il giorno dopo li dovete mangiare, altrimenti si induriscono. E ora vi lascio al video. Di cui abbiamo bisogno è un foglio dove all'interno stampo delle mascherine che ho creato nel tutorial precedente, circa 7 centimetri, e le vado a tagliare e cerco di farne parecchie in modo che poi saranno il decoro successivo. Poi mi prendo un cutter, questo qui a taglierino piccolo, degli stuzzicadenti. Iniziamo. Dopo aver tagliato tutte le mascherine su carta adesiva, con il cutter vado a definire all'interno della maschera. Prendo gli stuzzicadenti, mi apro la parte adesiva e la vado ad attaccare sullo stuzzicadente in questo modo, mantenendo la mascherina sugli stuzzicadenti. Prendo una mascherina e vado a mettere l'adesivo doppia facciata in questo modo e mantengo su tutti e due i lati. Dopo aver creato tutte queste mascherine qui sopra, vado a metterle da parte per poi inserirle sui biscotti. Adesivi pronti, vado a prepararmi dei biscotti da fare in 10 minuti. Questa ricetta io l'ho presa su internet, li ho assaggiati e sono buoni. È una ricetta valida. Allora iniziamo a prendere la nostra bilancia. Vado a metterci sopra il piatto e vado ad azzerarla qui, tenendo premuto. Prendo la farina e vado a mettere 150 grammi. Prendo il piatto e vado a versarlo in una ciotola, dove poi andrò a mettere altri ingredienti. Nella ciotola andrò a mettere la farina che ho pesato a 150 grammi, un uovo intero e 5 cucchiai di Nutella belli grandi. E poi vado con una forchetta a girare il tutto in modo che vada ad amalgamare meglio prima di poi passare all'impasto manuale. Per aiutarmi aggiungo 2 dita d'acqua, in modo che l'impasto comincia a essere più sostanzioso ed è facile da lavorarlo con le mani in questo modo, facendo sì che cerco di farla diventare un'unica pallina. Con l'aiuto delle mani, come potete notare, l'impasto è venuto ben intero e creiamo da qui una pallina tutta preparata.
Vado adesso a prendermi una carta forno e la vado a mettere qui su questo ferro che poi andrà nel forno e inizio a preparare delle palline che poi schiaccio per farle diventare dei biscotti e vado a posizionarli qui sulla carta. Con uno stampo a forma di stella vado a premere sulla pasta creata per i biscotti e vado a creare tante stelle. E alcune le preparo, vedete, semplicemente facendole diventare dei biscotti, quindi le schiaccio. Con una forchetta vado a creare delle righe per creare un decoro sopra. Vado a dare un tocco di cocco e vado a prendere un po' di farina in polvere di cocco, che sono dei granuli, e le vado a mettere su tutti i biscotti, che ovviamente poi nel Si forno scuriscono perché si cuociono. Ora andiamo a metterli nel forno. Prendo i biscotti dal forno, purtroppo io li ho cotti a una temperatura abbastanza alta, quindi sono venuti abbastanza cotti. Però con biscotti ancora caldi vado a metterci sopra gli stuzzicadenti con le mascherine, così che riesco a metterli ben dentro. E come vedete ho fatto un'altra spolverata di cocco, in modo da nascondere la cottura forte che ho fatto sui biscotti. Spero che questo video vi sia piaciuto, semplicissimo e facile da fare e noi ci vediamo al prossimo video. Grazie e ciao a tutti!